Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla grande. Ragazzi, oggi andrò a fare dei buonissimi biscotti per inzuppare nel latte a prima mattina, buonissimo. Questi li faceva la nonna Maria, che sono buonissimi. Allora, andiamo con la nostra ricetta. Allora, in questa coppa adesso andrò a inserire 500 g di farina 00. Poi andremo a inserire anche 240 g di zucchero semolato, ci diamo una giratina e andiamo a inserire anche 8 g di lievito e giriamo ancora. Fatto questo, adesso andremo a inserire 100 g di olio extravergine di oliva, 3 uova. Adesso andremo a impastare il tutto. Allora, una volta che abbiamo impastato un po' il nostro impasto, o sul marmo o sul tavoliere, continuiamo a impastare. Ebbene, una volta che abbiamo impastato e abbiamo ottenuto un bel panetto bello morbido e omogeneo, che cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo dividere in due. Quindi facciamo un bel salame e lo andiamo a dividere in due. Uno lo mettiamo da parte, mentre nell'altro andiamo a inserire 20 grammi di cacao amaro. Ebbene, una volta che abbiamo inserito il cacao, guardate che buon panetto che abbiamo formato. Adesso prendiamo anche il bianco e formiamo anche un bel panetto. Ebbene, una volta che abbiamo formato i due panettini, adesso tagliamo a due quello al cacao e a due quello bianco. Dobbiamo fare due tipi di biscotti. Allora, prendiamo il primo pezzo al cacao e formiamo un salame abbastanza lungo. Una volta che abbiamo formato un salame, adesso mettiamo da parte questo, prendiamo l'impasto bianco e formiamo della stessa lunghezza lo stesso salame. Una volta che abbiamo formato su per giù la stessa lunghezza, ovviamente li andiamo a mettere vicino e li andiamo a attaccare. Una volta attaccati, di più li andiamo a togliere. Adesso che dobbiamo fare? Lo dobbiamo schiacciare leggermente. Una volta attaccati e schiacciati leggermente, mi raccomando, non li fate troppo fini, almeno di un centimetro grandi, andiamo a tagliare a due il nostro biscotto e andiamo a posizionare su teglia. Poi vi regolate sulla teglia che avete. Adesso andiamo a formare il secondo tipo di biscotti. Facciamo sempre a salame il bianco. Allora, stessa procedura, facciamo gli stessi bastoncini bianco e nero. Vediamo la lunghezza se ci siamo, un altro poco. Andiamo ad attaccare alla punta i nostri biscotti e poi andiamo a intrecciare. Passiamo il bianco sopra, il nero, intrecciamo tutto in pratica. Schiacciamo un po'. E andiamo a fare anch'essi a due e andiamo a inserire su teglia e poi siamo pronti ad infornare. Ebbene, siamo pronti ad infornare a 180 gradi forno statico per 25 minuti. Quando vediamo che il bianco si è dorato, possiamo uscire i nostri biscotti. Ebbene, ragazzi, abbiamo sfornato i nostri biscotti. Guardate un po', adesso li andiamo a tagliuzzare. Oppo, oppo. Dopo aver tagliato i nostri biscotti, guardate che bontà, ragà! Questi sono pronti per essere inzuppati nel nostro latte, ragà! Guardate che bontà! Mi raccomando, fateli che sono veramente la fine del mondo. Non si fanno neanche a pappina nel latte, sono belli croccanti, croccanti. Un morso e via. Detto questo e fatto questo, mi raccomando, ragazzi, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!